vi presento degli articoli che possono essere utili anche nel settore del restauro. Vediamo una torcia a luce ultravioletta, 50 LED, funzionante a batterie, quindi portatile. La luce ultravioletta mette in evidenza alcune fluorescenze, colori, vernici che con la luce bianca non sono visibili. Sulle banconote vengono messe in evidenza alcuni trattini che con la luce bianca non si vedono. Ecco, vediamo questi piccoli trattini colorati che vengono messi in evidenza solo con la luce UV. Ci permette di capire se si tratta di una banconota vera o falsa. Qui vediamo una torcia sempre UV ma più piccola, solo 10 LED con un minerale. Ora passiamo a dei lentini contafili che vengono utilizzati ad esempio per vedere la trama nel tessuto, in questo caso un merletto. Ci sono vari ingrandimenti, quindi a seconda dell'ingrandimento andremo a vedere dei particolari. Si tratta in questo caso di lenti in vetro con struttura in metallo. Qui la vediamo con un francobollo e un oggetto di metallo. In questo caso invece abbiamo un lentino in plastica con luce e messa a fuoco. La luce, nel caso di un 10x come in questo caso, è molto utile quando sono tanti gli ingrandimenti, permette di andare a vedere i particolari molto nitidi. Ora vediamo dei microscopi stereoscopici. Iniziamo con un microscopio portatile a batterie, ingrandimento 20x e l'ingranaggio di un orologio. Questo invece è un microscopio un po' più professionale con una telecamera collegata e andiamo a vedere un'ambra con un'inclusione. Qui si possono modificare gli ingrandimenti e quindi i risultati sono davvero interessanti. Ecco, vediamo la piccola ambra sotto il microscopio e quello che si vede sullo schermo del computer. Ora passiamo a dei monocoli short focus, ovvero dei monocoli che hanno la possibilità di mettere a fuoco da minimo 30 cm. È una distanza abbastanza ridotta ed è molto utile questo strumento anche per osservare affreschi dipinti nelle chiese o comunque ad una distanza abbastanza rilevante, per esempio sui soffitti. Qui vediamo che hanno la possibilità da 30 cm all'infinito di mettere a fuoco. Abbiamo ingrandimenti vari 3, 4, 6, 8 e 10x. Questi invece sono degli occhiali che ingrandiscono 3 volte, hanno la possibilità di regolare la distanza interpupillare
Ora invece passiamo a delle forbici di precisione, molto fini, sempre affilate, che vengono utilizzate per lavorare su tessuti, arazzi. Questi invece sono dei ferretti, degli spicilli, tutto in acciaio inox di alta qualità. E infine delle raspe per il legno e delle pinzette, anche queste molto fini. Tutti questi prodotti li trovate su elettronicadidattica.com.